qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Provi ad aprirlo. Se Piero valesse un decimo di suo padre, avremmo ancora un posto da chiamare casa. Che mantello bizzarro. Aspetta. Devo averlo già visto da quel altro mercenario. No, no! Dovete prenderlo! Subito! Casi, picchiali! Bloccato! Sarà meglio andarsene. Devo andarmene di qui. Ma che? Guardate i miei insegnamenti, ragazzi. Così, sì, bene. Mai avrebbe dovuto accogliere in città quel monaco pazzo. Guarda come ci ha ridotto. Ora! Avete forse bisogno di un medico? Non capisco perché abbiano accettato di buon grado questa pressione. Adesso! Non fatemelo scappare! Presto! Cacciati come bestie. Hanno detto che adesso tutti i nostri beni appartengono alla chiesa di San Marco. Sarà meglio non farlo. Avanti, su, non siate timidi. Farà male. Salute, Ezio. Bel momento hai scelto per tornare a casa. Dunque è vero? Savonarola ha preso il controllo di Firenze. Sì, certamente con l'aiuto di quell'empio malfatto. Dobbiamo darci da fare a ritrovarlo. Può essere più complicato di quanto tu creda. E quando non lo è? Dai, aggiornami sulla situazione. Camminiamo. Poche settimane fa, ad un tratto, l'uomo un tempo disprezzato da tutti è divenuto l'idolo della gente. Ah, mela. Solo in parte. Non ha affascinato tutta la città, ma solo i cittadini più influenti e facoltosi. E loro si assicurano che la gente comune sia costretta a seguire il suo volere. Il popolo si comporta come se non potesse scegliere. Raro trovare un uomo che si opponga allo status quo. E così tocca a noi aprir loro gli occhi. Cosa per muoversi così? L'emorroide. Quei corpi portano lo stemma dei Borgia. Sì. Lo spagnolo continua a mandare i suoi soldati a Firenze e Firenze continua a mandarli indietro, di solito a pezzi.
Quindi anch'egli sa che la mela è qui. Non ci voleva questa complicazione. Uniti. Via, via! Eccolo! Laggiù! Fuori! Pazzi! Devo andarmene di qui! Colpitemi, vi prego! Follia! State qui. Ho una strana sensazione. Laggiù! Sarà divertente vederti volare di nuovo, se sopravviverai. Provaci, mi raccomando! Diretto sarebbe pericoloso. Vero, ma quali alternative abbiamo? A parte i capi della città, il resto della gente non è soggiogato, giusto? No. E seguono Savonarola non per scelta, ma per costrizione e paura. Sì. Allora propongo di approfittarne. Se mettiamo a tacere i suoi luogotenenti e fomentiamo il malcontento, egli verrà distratto e io avrò modo di colpire. Astuto. Ne parlo con la Volpe e Paola. Possono organizzare la rivolta man mano che liberi i distretti. Allora è deciso. Mi occupo dei suoi aiutanti.